sono i pro e i contro come ogni cosa. Da una parte sì, perché comunque fa parte della sicurezza dei cittadini magari in caso di aggressione o stupro, però dall'altra parte privano abbastanza la privacy. Ti fermi a prelevare al bancomat, entri nel negozio di fianco, attraversi la strada. Sorridi perché qualcuno ti sta guardando. Sì, perché Milano è la città più videosorvegliata d'Italia. Gli occhi elettronici, fra quelli pubblici e quelli privati, dovrebbero arrivare a essere ben 13.000 entro la fine del 2009. E così i milanesi sono sempre più videosorvegliati. Ma si sentono più sicuri o semplicemente più spiati? Forse mi sento più sicura. La rete di sorveglianza è in continua crescita, tanto da aver allarmato persino il garante della privacy, che ora sta preparando un nuovo regolamento per aggiornare quello in vigore dal 2004, considerato inadeguato a tutelare le migliaia di milanesi che tutti i giorni si muovono per la città senza sapere di essere ripresi e registrati. La mia paura è che si torni agli anni 35-40 di grande memoria, che non potevi respirare perché eri controllato, sapevi vita o per miracoli. Nel capoluogo lombardo le telecamere spuntano ad ogni angolo, alcune regolari, altre meno. Paura, bisogno di sicurezza e protezione fai da te. Risultato? Una telecamera ogni 100 abitanti o poco più. Telecamere ovunque, per l'Ecopass, per le zone a traffico limitato, addirittura i semafori. Pensate che qui in Corso Garibaldi, nel pieno centro della città, se ne contano almeno 10 nel giro di un chilometro. Ma con tutta questa videosorveglianza la città sarà davvero più sicura?